Salve ragazzi! Nel precedente video, se ricordate, abbiamo dato uno sguardo agli atti giuridici e abbiamo detto a tal proposito che l'atto giuridico lecito più rilevante è il negozio giuridico. Esso, in pratica, è una manifestazione di volontà di un soggetto di diritto diretta verso uno scopo riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico. In cosa consiste tale scopo? Consiste nel costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico. Mediante il negozio giuridico, dunque, si esprime quell'autonomia dei soggetti che così in concreto possono regolare i propri rapporti rilevanti per il diritto. Ecco che l'articolo 1322 del Codice Civile, rubricato autonomia contrattuale, dispone che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Ad esempio, io posso decidere se un determinato bene debba o meno rientrare nella mia sfera patrimoniale. Come lo faccio? Appunto, utilizzando un contratto di compravendita, che è un negozio giuridico bilaterale, poi vedremo cosa significa. Decido quindi in piena autonomia, quindi se effettuare un acquisto o una vendita di un determinato bene. Anche per i negozi giuridici ci sono delle classificazioni importanti da ricordare, che qui passo velocemente in rassegna. A seconda del numero di parti che daranno vita al negozio giuridico, si suole distinguere fra negozi unilaterali, bilaterali o plurilaterali. Perché ho parlato di parti e non soggetti? Anche nella lettura dell'articolo 1322 è scritto parti, se avete prestato attenzione. Perché due o più soggetti possono essere la stessa parte. Mi spiego meglio. Poniamo il caso che un bene sia di proprietà di cinque persone, le quali un bel giorno decidono di venderlo. Nella compravendita ci sarà la parte acquirente, quindi chi compra la cosa, che per semplificazione dico essere una sola persona, e la parte venditrice, che sono in effetti queste cinque persone. Le parti nel negozio giuridico, nel contratto di compravendita, sono sempre due, ma le persone in questo caso sono sei. Quindi abbiamo dunque a che fare con un negozio bilaterale, pur essendoci più di due soggetti che vi intervengono. Il negozio poi cosiddetto invece unilaterale è il negozio in cui c'è una parte sola che dispone del proprio diritto, come per esempio nel testamento, la disdetta, la procura o la ratifica. Quindi, ripeto, le dichiarazioni di volontà provengono o da una parte sola, un negozio cosiddetto unilaterale, ho detto, si pensa al testamento, alla procura, o da due parti distinte, si chiama negozio bilaterale, si pensa alla compravendita, o da più parti distinte, e quindi per esempio abbiamo un contratto, si chiama plurilaterale, e abbiamo il contratto per esempio di società. Altra distinzione, c'è il negozio giuridico inter vivos, cioè fra i vivi, e i negozi mortis causa, i quali acquistano efficacia con la morte di un soggetto. Ad esempio, il testamento sarà valido, o meglio, produrrà i suoi effetti, se valido, quando il testatore non sarà più vivo. Negozio inter vivos per l'eccellenza è la compravendita, una donazione, un comodato, una costituzione di una società, eccetera. A seconda della forma che i negozi giuridici devono possedere, si distinguono in negozi giuridici solenni e negozi giuridici non solenni. Nei negozi giuridici solenni, prendo sempre esempio il testamento, una determinata forma è condicio sine qua non della validità stessa del negozio, altrimenti radicalmente nullo, tam quam non esset. La forma dunque è richiesta, si dice ad substantiam, cioè un carattere dunque essenziale per la validità, quindi dell'esistenza del negozio stesso. Altra distinzione è la differenza fra negozi giuridici gratuiti ed onerosi.
a seconda che ci sia o meno un corrispettivo da parte di chi beneficia degli effetti giuridici del negozio stesso. Per esempio, la donazione è un negozio giuridico in cui un soggetto, per puro spirito di liberalità, gratuitamente, manifesta la propria volontà di arricchire un altro soggetto senza ricevere in cambio alcuna prestazione, alcun corrispettivo. Ricordiamo ad esempio anche il comodato, mediante il quale è un contratto mediante il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile e immobile affinché se ne serva per un tempo, per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito, come dice il secondo comma dell'articolo 1803. Il nostro manuale poi differenzia gli atti di ordinaria amministrazione da quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione o detti di disposizione. Con i primi, il soggetto si limita a trarre frutti e rendite dai suoi beni. Si pensa ad esempio a un soggetto che percepisce una somma di denaro avendo dato in affitto un appartamento di sua proprietà, mentre nei secondi c'è un atto cosiddetto dispositivo, cioè particolarmente incidente nella sfera giuridica del soggetto. Per esempio, questo soggetto vende l'appartamento dato precedentemente in affitto. È una distinzione importante perché poi, come vedremo, alcuni soggetti giuridici possono compiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessario l'ausilio o l'autorizzazione di un altro soggetto giuridico. Ne parleremo poi parlando dei soggetti giuridici. Affinché sia esistente, quindi valido, e valido, è necessario che il negozio giuridico possegga alcuni elementi, appunto, detti necessari per distinguerli da altri elementi che possono sussistere o meno nel negozio giuridico. Ripetiamo un po' la nozione che ci siamo dati prima del negozio giuridico. Il negozio giuridico consiste in una manifestazione di volontà di un soggetto di diritto, diretta verso uno scopo riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico, consistente nella costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Elementi essenziali dunque sono un soggetto, o più soggetti in caso di negozio giuridico bi o plurilaterale, la volontà che deve essere in qualche modo manifestata, quindi mediante una determinata forma, la causa e nei negozi patrimoniali l'oggetto. Tali elementi dunque sono appunto essenziali, necessari, perché la loro mancanza, o un loro vizio, cioè un difetto, produce l'invalidità dell'intero negozio giuridico, la loro mancanza produce addirittura la nullità. In effetti, se io non ho volontà, non esprimo una volontà di acquistare un bene, per esempio, manifesto la volontà appunto giocando di comprare un determinato oggetto, sto facendo per gioco, la manifestazione di volontà non mi vincola in quanto appunto mancante, espressa, si dice yoshi causa. Elementi invece chiamati accidentali sono invece quegli elementi, precisi il trabucchi, aggiunti dalle parti sotto forma di clausole, sono elementi del negozio giuridico che possono o meno esserci. Se non ci sono, il negozio giuridico è perfettamente valido. Essi sono la condizione, il termine e il modus o l'onere. Andiamo con ordine, dando uno sguardo al fulcro del negozio giuridico che è il soggetto. Non al caso nel disegnino della lavagna l'ho posto al centro. Il negozio giuridico, abbiamo detto, è una manifestazione di volontà di un soggetto di diritto. Come ho detto prima, il soggetto che pone in essere la manifestazione di volontà è chiamata parte o centro di interessi. E, ripeto, una parte del negozio può essere composta anche da più soggetti di diritto che insieme manifestano la medesima volontà negoziale. Nell'esempio di prima, le cinque persone, che avevano quel bene in comune decidono di venderlo a un terzo
In questo caso, il contratto, in questo caso nel contratto di compravendita le parti sono due, di cui una formata dalle cinque persone. La dottrina poi ha distinto l'atto cosiddetto complesso da quello collettivo, a secondo cui l'unitaria manifestazione di volontà, essere insegnata da più soggetti, miri a tutelare un interesse proprio o meno. È necessario dunque che un soggetto, fornito della capacità di agire, apro parentesi, la capacità di agire la vedremo, la studieremo a breve, e anche per questo forse io avrei preferito in verità nella trattazione degli istituti di diritto civile, avrei preferito mantenermi un po' fedele all'impostazione codicistica, trattando quindi in primis le persone fisiche, le persone giuridiche, la capacità giuridica, la capacità di agire. Così avremmo avuto già chiari dei concetti che ora già stiamo in qualche modo incontrando. Però, per evitare delle confusioni sistematiche, preferisco seguire il nostro amato manuale, ma ovviamente se incontrate dubbi o difficoltà, lasciatemi tranquillamente un commento. Dicevo, è necessario quindi che un soggetto che sia fornito della capacità di agire che è un'attitudine del soggetto a poter validamente porre in essere degli atti idonei a incidere sulle proprie situazioni giuridiche. Poi vedremo quando si acquista questa capacità di agire, per esempio un bambino di 3 anni, quando anche volesse acquistare qualcosa, non può compiere un negozio giuridico patrimoniale in quanto la legge non glielo consente, appunto non ha capacità di agire. È necessario quindi che un soggetto fornito della capacità di agire compia un atto volitivo, si dice la parte è parte in senso formale. E che tale soggetto sia titolare dell'interesse negoziato, parte in senso sostanziale. La parte in senso formale, quindi il soggetto che di fatto esplica la manifestazione di volontà a compiere un negozio giuridico, e la parte in senso sostanziale, il soggetto titolare dell'interesse in gioco, non sempre coincidono. Mediante infatti l'istituto giuridico della rappresentanza, la cui disciplina è codificata dagli articoli del codice civile che vanno dal 1387 al 1400, mediante l'istituto appunto giuridico della rappresentanza, la legge, si pensi alla rappresentanza legale di un minore, ovvero l'interessato stesso utilizzando un istituto giuridico, un negozio giuridico chiamato procura, conferisce ad un soggetto, un altro soggetto, il potere di manifestare la volontà di modificare la propria situazione giuridica. Per esempio, io, mediante appunto la procura, conferisco quindi a un soggetto il potere di concludere per me un determinato negozio giuridico. La rappresentanza però non è sempre configurabile. Se ricordate, nel precedente video ho parlato degli atti giuridici cosiddetti personalissimi, che debbono cioè necessariamente essere compiuti dal diretto interessato e che quindi non ammettono la rappresentanza. Ne ricordiamo fra questi atti il giuramento, la confessione, il riconoscimento di un figlio naturale. Mediante la rappresentanza, quindi un soggetto, il rappresentante, agisce nell'interesse di un altro soggetto, chiamato rappresentato, compiendo dei negozi giuridici i cui effetti ricadranno nella sfera giuridica di quest'ultimo, e ciò che in effetti dispone l'articolo 1338 del Codice Civile. Dice tale articolo, dispone tale articolo che il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. Quindi il rappresentante, si dice, agisce in nome e per conto, quindi nell'interesse del rappresentato.
Accanto a tale rappresentanza cosiddetta tipica, o chiamata diretta, esiste un fenomeno giuridico chiamato rappresentanza indiretta, che si allorquando il rappresentante agisce nell'interesse del rappresentato, ma non spendendone il nome. Gli effetti giuridici, in questo caso dell'atto compiuto, ricadranno nella sfera giuridica del cosiddetto rappresentante, il quale poi sarà tenuto a trasferire tali effetti nella sfera giuridica del rappresentato. Se per esempio io ho assunto un'obbligazione nei confronti di un terzo, dovrò risponderne personalmente in caso di inadempimento. Abbiamo detto che il soggetto, quindi mediante il negozio giuridico della procura, conferisce un potere a un altro soggetto affinché lo rappresenti nella formazione, nella conclusione di un negozio giuridico. A volte, viene utilizzato il termine di mandato come sinonimo della procura o viceversa. Bisogna fare attenzione perché i due istituti giuridici sono diversi, non è la stessa cosa utilizzare l'uno o l'altro termine. Il mandato è un contratto e quindi abbiamo detto un negozio giuridico bilaterale che regola i rapporti interni fra i due soggetti. La procura invece è un atto unilaterale che serve a legittimare l'azione del rappresentante nei confronti dei terzi. Quindi attenzione a queste sfumature. Il contratto concluso dal rappresentante è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante, in pratica se egli versa in errore o vi sia stata violenza e dolo. Dei vizi della volontà parleremo fra poco. Questo dispone l'articolo 1390 del Codice Civile. È importante sottolineare il disposto dell'articolo 1392 sulla forma della procura. Se il contratto da concludersi deve essere concluso utilizzando una particolare forma, anche la procura deve avere la forma prevista per la validità del contratto. Per esempio, in una compravendita immobiliare, in cui quindi è necessaria una forma scritta ad substantiam, anche la procura deve risultare da atto scritto. Può capitare però che il rappresentante abbia agito senza i necessari poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli. In tal caso abbiamo due ipotesi. C'è cioè una ratifica da parte del rappresentante che sana ex tunc, che in latino significa da allora, quindi con effetti retroattivi, la mancanza del potere rappresentativo. O magari la ratifica non c'è e il contratto quindi è inefficace, cioè non produce effetti nei confronti del rappresentato. Il rappresentante in tal caso è responsabile verso i terzi per i danni che questi hanno sofferto confidando nella validità del contratto. Nel conferire la procura, il rappresentato deve possedere la cosiddetta capacità di agire, sulla quale, ripeto, torneremo abbondantemente quando parleremo dei soggetti giuridici, mentre è sufficiente per il rappresentante avere la capacità di intendere e di volere. Sulle varie figure tipiche del mondo commerciale che il Trabucchi elenca, vi rinvio alla lettura di queste nel manuale, non mi ci soffermo. Diamo invece uno sguardo, abbiamo dato uno sguardo al soggetto, primo elemento essenziale del negozio giuridico, ora soffermiamoci qualche minutino sulla volontà, quindi sulla seconda rotina dentata. Per il nostro ordinamento giuridico è necessario che ovviamente vi sia una volontà, ma questa sia seria e non viziata. Prima facevo l'esempio dell'invalidità di una mia manifestazione di volontà fatta iosci causa, cioè per gioco. E in tal caso la manifestazione di volontà non c'è, è mancante, per cui il negozio giuridico non viene proprio ad esistere, tamno quam non esset. Anche in caso di violenza assoluta, abbiamo detto, se non ricordo male già l'altra volta, in caso di vis assoluta, in cui quindi c'è una costrizione fisica che induce
il dichiarante a manifestare una volontà che in realtà non esiste, si pensi a una firma forzosa su di un atto, la volontà del soggetto non esiste, quindi il negozio è nullo. A volte però i soggetti, volutamente, quindi i due soggetti, volutamente, non solo e in accordo fra loro, dichiarano di voler concludere un negozio giuridico, mentre in verità non ne vogliono concludere, non lo vogliono concludere proprio, non lo vogliono concludere affatto, o in realtà ne vogliono concludere un altro diverso. Ecco che stiamo parlando della simulazione. Il dispositivo dell'articolo 1414 del Codice Civile, rubricato degli effetti della simulazione fra le parti, recita che il contratto simulato non produce effetto fra le parti. In tale ipotesi si parla di simulazione cosiddetta assoluta. I soggetti quindi fanno finta, no? Di concludere un negozio giuridico quando in verità non vogliono concludere alcunché. Per esempio, io fingo di vendere un terreno quando in realtà non sto vendendo alcunché. Il contratto quindi simulato è improduttivo di effetti giuridici ed è dunque da considerarsi fra le parti inesistente e nullo. A norma del secondo comma, invece, se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Si parla in tal caso di simulazione cosiddetta relativa, cioè i soggetti concludono un negozio giuridico mentre in realtà le vogliono un altro. Esempio, dichiaro che sto donando un immobile, dono quindi un immobile mentre in realtà lo sto vendendo. Il negozio valido fra le parti quindi è quello dissimulato, a patto quindi che sussistano i requisiti di sostanza e forma. Il Trabucchi poi ci ricorda la cosiddetta simulazione di persona, mediante la quale si finge di voler stipulare un contratto con una persona, mentre in realtà si vuole stipulare un contratto con un'altra persona. Il fenomeno cosiddetto del prestanome, no? Del cosiddetto prestanome. La persona che stipula il contratto non assume alcuna obbligazione nei confronti delle parti. Quindi alla fine è una figura purtroppo utilizzata per scopi illeciti, spesso per scopi illeciti. Fin qui tutto chiaro, spero. Il problema sorge nei confronti dei soggetti giuridici terzi, estranei al negozio giuridico, non sanno che c'è un negozio giuridico simulato, non simulato, magari non ne hanno contezza. Si pensi ad esempio alla situazione in cui un terzo abbia acquisito dei diritti su una cosa non realmente acquistata da una delle parti, quindi da chi abbia finto di acquistare, oppure al terzo che abbia un credito invece nei confronti di chi abbia alienato, quindi venduto fittiziamente un immobile, vedendosi così diminuire la consistenza patrimoniale del soggetto. Quindi vedendo meno tutelato il proprio credito, no? Magari aveva fatto proprio affidamento sul fatto che il debitore possedesse tale bene. Quindi il terzo ha tutti gli interessi a smascherare la simulazione. Per quanto riguarda il primo caso, cioè il terzo che ha interesse a mantenere in vita il rapporto simulato, ci soccorre il primo comma dell'articolo 1415, il quale dispone che il terzo in buona fede, al momento dell'acquisto, quindi che non aveva contezza dell'accordo simulato, si vede salvi i diritti acquisiti dall'apparente titolare. Diversa è la situazione in cui si trova il terzo, di cui ho portato l'esempio poco fa, il quale ha interesse che il negozio simulato sia dichiarato inefficace, no? Nullo, in quanto lede i propri diritti. Il secondo comma dell'articolo 1415 recita che i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti.
Abbiamo visto quindi che la volontà può essere in alcuni casi divergente, quindi mediante la simulazione, o addirittura assente. In alcuni casi invece essa è viziata. Si dice che c'è un cosiddetto difetto della volontà. Il legislatore dedica un'apposita sezione del titolo dedicato ai contratti, titolata Dei vizi del consenso. Ex articolo 1427, i casi di vizi della volontà sono essenzialmente tre: errore, violenza e dolo. Fattore comune a tutti e tre i vizi è che il soggetto avrebbe espresso una diversa volontà se questi vizi, uno di essi, non fossero stati presenti al momento della sua formazione, o magari non avrebbe proprio concluso il negozio giuridico, se magari non fosse caduto in errore o non ci fosse stata una violenza o un dolo. Attenzione, attenzione, il negozio giuridico in caso di vizio della volontà è valido, eventualmente sarà annullabile. Come ci dice stesso la disposizione dell'articolo 1427, a differenza del caso in cui la volontà manca, come ho già detto già abbondantemente prima, in caso di vis assoluta, no? Nella violenza assoluta, oppure la manifestazione di volontà fatta per scherzo o docendi causa, cioè ai fini di un insegnamento. A differenza del caso quindi in cui la volontà manca, quindi c'è. Si comporta la mancanza della volontà, la nullità per inesistenza della stessa, quindi il negozio è nullo. In caso invece di volontà viziata, il negozio è valido, ma è annullabile in quanto sarebbe stato concluso in modo diverso o non sarebbe stato concluso affatto dal soggetto che invoca il vizio. Partiamo dall'errore. Per quanto concerne l'errore, che è una falsa rappresentazione della realtà, per esempio, un soggetto vuole acquistare 1 chilo di mele, per errore porta a casa 1 chilo di mandarini, ma ho fatto un esempio proprio banale. Rileva per il diritto se è essenziale. È lo stesso codice nell'articolo 1429 a dirci quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. Si è soliti distinguere fra errore di fatto e errore di diritto. Il codice, abbiamo detto, enumera le varie cause dell'errore di fatto, cioè quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto, cioè voglio comprare un libro e acquisto un DVD, no? Per esempio, quando cade sull'identità dell'oggetto, sulle qualità dello stesso, cioè credevo che fosse un diamante, quello che stavo acquistando invece è semplicemente un pezzo di vetro. E al numero 4 ci dice che l'errore di diritto è causa di annullabilità del contratto se è stata la ragione unica o principale del contratto. Per esempio, ho acquistato un terreno pensandolo, credendolo libero da vincoli paesaggistici, quindi no, non credevo che ci fosse una norma che mi impedisse di eseguirci, praticamente, di costruirci sopra alcunché. E quindi in tal caso il mio contratto, magari di compravendita, è annullabile per errore di diritto. Errore dunque come falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a prestare un consenso appunto viziato. L'errore di calcolo dar luogo a rettifica, ci dice il codice, salvo sia stato determinante nella conclusione del contratto. Per esempio, intendevo vendere un oggetto a 1000, mentre invece ho scritto nel contratto 10. Abbiamo detto che poco fa, l'errore deve essere essenziale e riconoscibile.
Ai sensi dell'articolo 1431 si richiede la riconoscibilità dell'errore da parte di una persona di normale diligenza. L'articolo 1435 invece ci parla dell'altro vizio della volontà, che è la violenza, intesa non come violenza fisica, che è l'ipotesi di vis absoluta che rende praticamente la volontà inesistente, che non c'è, ma violenza intesa come coercizione morale, cioè che fa temere a chi la subisce un male ingiusto e notevole, sia per sé o per i suoi beni, o anche quando il male minacciato, ex articolo 1400, 36, riguarda la persona o i beni del coniuge o di un suo ascendente o discendente. Esempio, se non acquisti il mio bene, ti incendio casa, oppure malmeno tuo figlio. Diciamo, le ipotesi più svariate di scelleratezza umana. La minaccia però di far valere un proprio diritto è esclusa dalla fattispecie, salvo che essa è diretta a conseguire vantaggi ingiusti, ingiusto quindi come contra ius, contro il diritto, quindi non diciamo illeciti. Se il male minacciato invece riguarda altre persone, abbiamo detto che il coniuge è la persona o i beni del coniuge o di un suo ascendente o discendente sono, diciamo, inclusi nella violenza morale. Se il male minacciato invece riguarda altre persone, sempre secondo, stavolta invece il secondo comma dell'articolo 1436, sarà il giudice, mediante la sua prudente valutazione, a giudicare caso per caso sull'annullamento del contratto. Il timore del irriverenziale, cioè una condizione di soggezione del soggetto verso una persona particolarmente autorevole, è escluso ex lege dalla nozione di violenza morale. Ripeto, che è importante, a differenza della violenza fisica, in cui non esiste la volontà di concludere un negozio giuridico, e quindi lo stesso è nullo, nella violenza morale il negozio è annullabile perché la volontà esiste, ma è fuorviata e viziata, più che fuorviata, viziata. La violenza può essere anche esercitata da chi non è parte contrattuale, quindi anche da un terzo. Questo è il disposto dell'articolo 1434. Ultima ipotesi di vizio della volontà è il dolo, articolo 1439 del Codice Civile. Consiste il dolo in artifici e raggiri usati dal contraente per indurre la parte a concludere un negozio giuridico. Se i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. E a differenza della violenza, quindi che come detto porta de iure all'annullamento del contratto, se commessa da un terzo. Infatti si diceva, che ho detto pochissimi secondi fa, la violenza può essere anche commessa a un terzo. In questo caso, se il dolo e questi artifici, questi raggiri sono stati commessi a un terzo, è annullabile solo se sono noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Se quindi gli artifici e i raggiri sono serviti a instaurare fra le parti un negozio giuridico, la parte ingannata può richiedere l'annullamento del negozio stesso. Si parla in tal caso di dolus causam dans, ed è l'ipotesi prevista dall'articolo 1439. Se la parte invece avrebbe comunque concluso il contratto a condizioni per lui magari più favorevoli, ad esempio acquistato un quadro credendolo di un autore famoso, ma invece di un autore altrettanto non altrettanto famoso, ma che comunque avrei acquistato, non allo stesso prezzo, magari trattando un po' di più sul prezzo, essa ha diritto al risarcimento, la parte quindi ha diritto al risarcimento per il comportamento illecito della controparte.
In questo caso, in ipotesi, si dice di dolus incidens. Bene, ragazzi, per oggi chiudo qui perché altrimenti il video diventa troppo lungo, l'interesse e l'attenzione inizia a calare. Quindi, se ci sono dubbi, se in qualche modo non sono stato chiaro, innanzitutto me ne scuso anticipatamente e lasciatemi tranquillamente un commento. Alla prossima e buono studio. Ciao ragazzi!